Giovanni Memovia, nessuno pensa mai agli insegnanti, cioè quelle persone che devono per forza fare le lezioni online. Perché quando ci è stato chiesto di iniziare a fare le lezioni online è tutto cambiato improvvisamente e ci è stato chiesto anche di adattarci in fretta, una parola. Quindi ho deciso di dedicare questa puntata al fare lezioni online, come fare per risparmiarsi quintalate di ansia e di tempo. Prima di continuare iscriviti al canale per ricevere tutte le puntate in anteprima che spiegheranno come affrontare questa situazione complicata. E se sei uno studente che sta guardando, condividi queste indicazioni con i tuoi compagni o con i docenti in modo che capiscano come rendere quelle lezioni online meno noiose e più coinvolgenti. All'inizio molti studenti e molti insegnanti hanno detto: ah, meno male, non devo neanche andare a scuola, posso decidere i miei tempi, quando registrare, come gestirmi le lezioni. E poi ci siamo resi conto che era difficile sopravvivere in questa situazione, perché alcuni le lezioni online non le hanno mai fatte, i video didattici sono un casino, le piattaforme non funzionano mai come dovrebbero. E poi dobbiamo anche ammettere che a molti studenti e a molte famiglie di queste lezioni online non gliene frega proprio niente, i ragazzi stessi non sono incoraggiati a farli da parte delle loro famiglie. Questo è frustrante per i docenti, almeno quanto vedere che ci sono invece altri insegnanti che queste lezioni online le hanno già fatte, sono bravi e per questo hanno dei piccoli segreti che applicano ogni giorno e che li fanno sembrare quasi più amati dagli studenti stessi. Scopriamo i loro segreti. Attenzione, lascia che te lo dica, anche io ho provato tutti questi problemi e ho dovuto trovare le soluzioni, ci è voluto molto tempo, ci sono volute molte letture e ho dovuto imitare chi era parecchio più bravo di me. La prima cosa che ho dovuto imparare è che non si trattava di chi produceva più materiali in maniera isolata rispetto agli altri. Insomma, bisogna anche saper comunicare, in fondo anche chi c'è dall'altra parte dello schermo è spaesato pure lui. Il problema è che trovavo solo indicazioni molto generiche, tipo bisogna coinvolgere, bisogna stimolare l'emotività e l'interesse dello studente. Il risultato è che quando ci si concentra solo sui materiali diventa una corsa alla produzione di più link, più quiz, più lezioni, più testi scritti che poi immancabilmente gli studenti non leggono. E a quel punto, per assicurarsi, alcuni professori si buttano ossessivamente sui voti, oppressando gli studenti del genere: fai tutti questi esercizi, tutti questi assignment entro domani, entro dopodomani, che risulta in una quantità eccessiva di materiale e di assignment per gli studenti che non ce la fanno a portare a termine. Vediamo invece cosa ci insegnano i migliori youtuber e i più grandi formatori online nel mondo, cioè quali sono delle regole per costruire delle lezioni online, live o registrate, che valga veramente la pena di guardare e che acchiappino l'attenzione dello studente. Innanzitutto, la regola generale dice che ogni lezione deve avere un'apertura, un corpo centrale e una chiusura. All'interno dell'apertura generalmente bisogna chiedere agli studenti come stanno, empatizzare con loro, far loro capire che stiamo capendo la situazione difficile in cui sono e, se possibile, anche aprirci, perché anche noi siamo nella stessa situazione. Questo rende empatica la lezione, quindi fa capire all'altro che ci si sta rispecchiando, che si è un po' sulla stessa barca, e questo fa anche unire e motiva di più lo studente all'ascolto della lezione in video. Nel corpo bisogna presentare i contenuti della lezione, ma attenzione, non perderci troppo tempo. I contenuti devono essere vari e per dare questa varietà non possiamo perdere tantissimo tempo su fare slide meraviglioso e cercare 50 link diversi o creare dei mega quiz. Dobbiamo risparmiare tempo. Quindi ok, hai contenuti vari, ma se possibile fai delle slide in bianco e nero, cioè sfondo nero, scritta bianca. Si vedono bene e ti fanno fare in fretta. In più, secondo le ricerche, le slide scritta bianca, sfondo nero sono quelle che mantengono più alta l'attenzione. Infatti, se vai a vedere i discorsi su TEDx, generalmente sono così. La chiusura non deve contenere le domande, perché sappiamo entrambi che quando mettiamo tutte le domande in chiusura non ce le fa nessuno. Le domande devono essere libere all'interno della lezione e questo aumenterà tantissimo le possibilità di interazione da parte degli studenti. Ti suggerisco anche di fare dei cicli. Siccome l'attenzione è molto limitata, è bene che questo ciclo di apertura, corpo centrale e chiusura venga ripetuto almeno 4 volte all'interno di una lezione di un'ora. Per esempio, farai una piccola apertura, poi 10 minuti di spiegazione, poi una piccola chiusura con un recap di quello che hai fatto negli ultimi 10 minuti e poi di nuovo un'apertura,
una spiegazione di 10 minuti, una chiusura con un recap delle domande e di nuovo un'apertura, un contenuto centrale, una chiusura e così via per tutta la lezione. Stabilire e dire in anticipo questa strutturazione farà sentire molto meno spaesati noi da un lato della videocamera e molto meno spaesata l'altra persona che sta guardando passivamente, quindi renderemo la lezione attiva e questo ci gratificherà abbastanza perché sentiremo che gli sforzi che stiamo facendo per stare in video non sono vani. Secondo, pensa ai tuoi insegnanti di scuola e all'università. Quali erano quelli più carismatici? Quelli che parlavano velocemente e che chiedevano ai ragazzi dei feedback continui e, come abbiamo detto prima, anche un aiuto da parte loro. L'interazione era una co-costruzione della lezione. Insieme costruivano la lezione e questo rendeva gli studenti partecipi di quello che stavano creando. Perché ho parlato di velocità nel parlare? Lo so che è difficile seguire una persona che parla velocemente, però è anche vero che alternare la velocità e alternare i toni di voce, quindi a volte un tono alto, a volte un tono basso, a volte parlare lentamente e a volte molto velocemente, rende la persona molto più attenta, la fa tenere attaccata allo schermo. Ti dicono che vai troppo veloce mentre parli? Non c'è problema. Il video si può guardare a velocità rallentata o si può mandare indietro. Se non capiscono qualcosa, possono tornare indietro. Durante il discorso nella lezione online, possono, fra virgolette, alzare la mano e chiederti qualcosa e questo aumenterà l'interazione. Parla rapidamente. E anche se non hai l'abitudine, gesticola un sacco. Il movimento delle mani tiene attiva l'attenzione. Terzo, la velocità deve essere applicata anche nella creazione dei materiali. Come dicevamo poco fa, le slide vanno fatte in fretta. Non produrre quiz enormi, non ricercare centinaia di link. Le persone non ti seguiranno e ti sentirai molto frustrata o frustrato perché hai fatto un sacco di lavoro e le persone di fronte a te non ti hanno neanche considerato. Piuttosto che scriverti e organizzarti tutto, lavora sempre come se tutto dal punto di vista tecnico dovesse andare male. Non ti scrivere ogni cosa, non ti scrivere ogni frase, improvvisa. Improvvisare non vuol dire essere pressappochisti, vuol dire essere liberi. Parlare in maniera libera ti toglierà quella rigidità che ti veniva quando agli esami universitari ti è capitato di studiare a memoria. Sapevi le frasi a memoria, sapevi le risposte da dare al professore, studiate appunto a memoria in maniera molto rigida e quando non veniva la parola ti bloccava. Ecco, in questa situazione è identico. Davanti alla telecamera è molto difficile parlare e quindi che cosa facciamo? Ci liberiamo. Improvvisiamo, parliamo liberamente e seguiamo il flusso di quello che ci viene da dire. I benefici, anche qui, nella velocità, nell'interazione, nella libertà della lezione stessa, quindi diventa anche in questo caso una lezione molto attiva. E poi, se dovesse andare male qualcosa dal punto di vista tecnico, per esempio se le slide si dovessero bloccare o non dovessero essere proiettate adeguatamente sullo schermo, noi siamo in grado di parlare anche senza le slide e di spiegare quelle slide a voce. Questo viene solo dall'improvvisazione. Meno scrivi, meglio è. E torniamo a parlare di ansia. Anche i docenti hanno l'ansia quando si mettono di fronte a una telecamera. Ed è normale, non tutti siamo bravissimi a stare davanti alla telecamera e in ogni caso bisogna imparare a fare le lezioni online. Ma per parlare meglio e per tenere l'attenzione degli studenti bisogna usare il metodo giusto anche nelle spiegazioni. E qual è? Quello in cui parliamo semplice, non diamo per scontato nulla. Questa cosa di parlare semplice, di non dare per scontato le cose che stiamo spiegando, non significa che dobbiamo stare attenti, che i ragazzi non si distraggano o che dobbiamo incoraggiarli. Queste cose melenze non funzionano con una classe di studenti che sono poco attenti di fronte a uno schermo dove probabilmente hanno aperte anche delle altre finestre o hanno il cellulare vicino e noi non abbiamo alcun controllo in questa situazione come ce l'avremmo dentro una classe reale. Quando parliamo semplice, ipersemplificato, i ragazzi capiscono, non si annoiano, ci seguono e ci danno una grande soddisfazione perché ci fanno sentire seguiti. Prova tutte queste indicazioni, è garantito che funzionano ed è garantito dal fatto che io e tanti altri abbiamo dovuto imparare a applicarle sulla nostra pelle quando abbiamo deciso di metterci davanti a una fotocamera e registrare i nostri video. Scrivi qua sotto nei commenti quale di queste indicazioni ti è piaciuta di più e nelle prossime puntate approfondiremo i singoli elementi. Come creare le spiegazioni, i video, i post e come relazionarsi coi ragazzi e con le loro famiglie. Ci vediamo alla prossima puntata.